Trust in human dignity, the free market system is the way to go. E per quanti cercano giustizia in Pennsylvania, la libera impresa è decisamente la strada più seguita. Wilkes-Barre, Pennsylvania, ha la percentuale più alta dello Stato di giovani rinchiusi in carcere minorile. Forse perché qui le brave persone applicano le regole del capitalismo per trattare la gioventù riottosa. La contea diede appalto ad una ditta privata a scopo di lucro, con un nome dal dolce suono, PA Child Care. I proprietari e amministratori erano due uomini d'affari. Uno era Robert Powell, avvocato e imprenditore. Un suo buon amico, il giudice Conhanen, fece chiudere il carcere minorile e fece poi costruire alla PA Child Care una struttura privata da 8 milioni di dollari, per poi riaffittarla alla contea a soli 58 milioni di dollari. Andiamo a conoscere qualcuno di questi giovani delinquenti di Wilkes-Barre. McGee ha fumato marijuana ad una festa. Ero molto ribelle quando avevo quest'età. Matt ebbe una lite a tavola una sera a cena. Ho preso dal piatto un pezzo di bistecca e l'ho tirato al compagno di mia madre. Jamie ha fatto a botte in un negozio con la sua migliore amica. Avevo creduto che non saremmo mai più state amiche. E Hillary ha creato una pagina su MySpace prendendo in giro la sua vicepreside perché era severa e priva di senso dell'umorismo. C'erano scritte cose stupide, roba da 14 anni. La vicepreside chiamò la polizia. Comparvero tutti davanti al gentile giudice Mark Chavarella. Questi ragazzi stavano per avere la loro prima lezione di capitalismo americano. Il tempo è denaro. Molto denaro. Sono andata in tribunale, davanti al signor Chavarella, che mi ha tenuta a malapena 4 minuti. Io gli sono stata davanti tipo 2 minuti. La prima cosa che il giudice Chavarella mi ha detto è stata: che cosa ti fa credere di poter fare queste stronzate? Quando sono entrato aveva già in mente di rinchiudermi, qualunque cosa io potessi dire. Non mi ha nemmeno guardata. Una volta entrato in aula, non ha avuto alcuna possibilità. Davanti a me avevo circa 6 ragazzini, finiti da Chavarella per imputazioni diverse, alcune più lievi, altre più gravi, tutti condannati al carcere. Anche se Wilkes-Barre si trova negli Stati Uniti d'America, qui il capitalismo ha trionfato sulla democrazia. Robert Powell, uno dei proprietari della PA Child Care, si era accordato con il giudice Conhanen e il giudice Chavarella. Il giudice Chavarella incrementò il numero delle condanne agli arresti. Molti di quei bambini vennero mandati al riformatorio privato a scopo di lucro della PA Child Care. E per il disturbo, i giudici ricevettero oltre 2,6 milioni di dollari, mentre i proprietari della PA Child Care ebbero dalla contea decine di milioni dei contribuenti. E dove se ne andò Powell a godersi tutti quei soldi? Sul suo aereo privato e sul suo yacht. Il Real Justice. 6.500 ragazzini furono incarcerati ingiustamente. Era un buon affare finché è durato. Two Luzerne County judges in big trouble with the law. They're going to jail. Some kids were locked up even when probation officers objected to detention. Lì dentro perdi il senso del tempo e dimentichi che giorno è. Io lo ricordavo a malapena. Sarebbero dovuti essere 2 mesi. E da 2 invece sono diventati 9. All'inizio lui aveva detto da 3 a 6 mesi. Ma in qualche modo, alla fine sono stata 11 mesi e mezzo, senza essere mai tornata davanti al giudice per il prolungamento della pena. Non solo la PA Child Care pagava i giudici per farsi riempire le celle, ma i suoi impiegati erano gli unici a decidere quando un ragazzo era stato riabilitato a sufficienza. Ma è logico, perché ogni volta che dei doveri ai quali dovrebbe adempiere il governo vengono ceduti ad un'azienda a scopo di lucro, che cosa vi aspettate che accada? Mi sono sentito come un oggetto che loro hanno usato solo per far soldi per poi buttarmi via. Adesso cerco solo di concentrarmi sul volo, di prepararmi per il mio futuro, per potermi mettere tutto questo dietro le spalle e chiudere questa storia. Durante il processo non avevo controllo su niente, ma quando volo sono solo io. Devo fare tutto quanto da solo. Sono l'unico ad avere il controllo. Matt adora volare e spera di riuscire a fare il pilota un giorno.